si mette a piangere. E Giulio ora il dov'è? personaggio di... Ti giuro. È mi è là spawnato, in fondo, ci ha aspettato. Cioè abbiamo uno zombie dietro, eh? Ora rilascio lo star. Va bene. Consiglio di correre senza il fucile in mano. Credo di avercelo proprio dietro, eh? Infatti leva... No, tanto non ti raggiunge. Lo so, ma non lo voglio proprio dietro, che mi dà fastidio. Io c'ho un po' di compagnia. Giulio? Stiamo arrivando. Ecco. Ok, ci siamo, eh. Stiamo arrivando. Quindi ora siamo diretti al... Non vi sobro. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, no aspetta, 1, 2, 3, 4 giocatori, con noi 7. Beh, Novi Sobor. Dov'è Giulio? Novi Sobor e poi Cabanino, là in fondo dopo... Sì, Ale, ma dobbiamo ammazzarlo questo che abbiamo dietro, eh. Ci continua a seguire, te l'ho già detto, c'è cioè una calamita... Ah, prima li ho seminati. Vabbè, io stacco, raga. Ciao Morte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. User disconnected from your channel. Comunque anch'io è tra 10 minuti. Ok. Andiamo almeno di raggiungere i confini dell'aeroporto. Sì, io sto filmando, quindi se riuscite a stare almeno 20 minuti finisco un video, insomma, dal primo episodio. Ah, ma stai ma così, così tanta strada avevate fatto tu e Giulio? Sì. Madonna. Erano anche invisibili, quindi non li vedeva, cioè non si vedeva. Quindi non capivi me. Quanto Meglio siamo stati larghi. Ecco, là è. Ma molto larghi, Parla di zombie e soprattutto invisibili. Quindi hai detto che per fare il falò ci serve, per fare il campfire ci serve i rami. I rami, che sei i rametti, sì. Quelli a PL. Poi bandage, le bende. Le bende. Basta. E poi serve il tronco per alimentare la fiamma. E vabbè, i fiammiferi, no? Fiammiferi, abbiamo... No, oh, c'è di qualcuno. Vabbè. Dove sei, Giulio? Che te ho? Non mi dici che ti sei perso, Giulio? Eccolo. Ah, si era nascosto. Si era nascosto il cowboy. Ma te stai registrando? Oh, ma qua. Sì, ma quanto siete abbronzati, porca la miseria. Abbronzati. Prima al buio non si vedeva, ma. Oh, un po' abbronzati. Cioè, te guardate proprio sembri uscito da Minecraft con quel piccone alla sulla spalla. Aspetta, vediamo se riesco a fare quella roba. Aspetta, è buona. Esco il fucile e te sparo. Aspetta, io ho sete, no. Ho fame neanche. Sto a posto, meno male. Dimmi che stiamo andando sulla strada giusta, dimmelo. Sì, stiamo andando sulla strada giusta. Ok, Giulio aspetta. Pausa banana. Pausa banana, vai. Dai, andiamo. Io ancora devo capire come si accende la... Ah, è vero, la batteria. Guarda. Comunque ragazzi, prima siamo entrati in un server dove era notte e a me è piaciuto tantissimo, tipo abbiamo cacciato gli animali, abbiamo ammazzato un cervo e un cinghiale. Ci siamo fatti lo zaino perché non avevamo lo zaino, anzi Giulio non aveva lo zaino. Abbiamo preso della carne quindi possiamo arrostirla, avevamo acceso un falò. Mi è piaciuto veramente tanto, è stato bellissimo. Solo che non potevo filmare perché era talmente buio che nel video non si sarebbe visto niente, quindi ho preferito non filmare. È un peccato perché era stato bello. Sì, è stato bello, siamo andati alla diga, molto bello, peccato. Giulio fa il pirla che mi sparava col fucile. No, tiro lui. Ah, ma che fine ha fatto quel fucile? L'hai dato a coso? Ce l'ho io. Ah, ok, ce l'hai te. E la balestra l'hai buttata? Sì. Ma sei pazzo, allora hai buttato la balestra per quel giocattolo. Beh, sempre qualcosina, meglio della balestra. I proiettili te li ha dati, no? 50 dovrebbe essere più o meno. Tanto appena arriverò alla base, appena trovo un SKS oppure una K, lo butto subito questo. Ok. Ok,
ci mancano tre città praticamente. Tre città, wow. Novi Sobor e poi Steri Sobor che è subito attaccata a Novi Sobor e poi Cabanino mi sembra. Sì, ok, è inutile che te lo dico che comunque ci dobbiamo fermare nelle città perché dobbiamo far provviste. E poi ovviamente le munizioni perché... ovviamente... Ok che abbiamo munizioni e armi, però se troviamo qualcosa di meglio ben venga. Ah, ovviamente in queste tre città abbiamo la possibilità forse di trovare anche il camion. Buono. Solo che il problema è che il camion ci possono salire solo due persone. Perché quei bastardi produttori... Ma che cazzo dici? C'è un camion, si sale in due? Sì, perché quegli stronzi dei sviluppatori si sono... allora non lo prendiamo. Non lo prendiamo allora. No, probabilmente ci muori per un bug, tipo voli via, non lo so, succederà. Oh, ragazzi, guardate sulla destra. Aspettate, quello là, quello lì, il granaio, di solito. Giulio, sulla destra. Andiamo. Non trovare delle armi. Le porte sono aperte però, No, ma ora hanno messo tramite le ultime patch che si possono trovare aperte, chiuse, a caso. Sicuro? Sì, sicuro. Va bene. Ma se non si trovi qualcuno fai corre corri. Sì, qua di solito trovi munizioni e armi, sinceramente. Ho trovato... no, ok. Bravo, un fucile. Winchester, fucile a pompa. Sì, mi ricordo anch'io. Che ho trovato, ragazzi, che botta de culo. È mio, state fermo. Il botto d'assalto cachi, quello là, per prendere... Che figata. Così posso portare più roba. Mo' vediamo. Non me lo fa vedere il personaggio davanti. Vabbè, così praticamente. Figo. Quel giubbetto lì ha un nome, però non mi ricordo come si chiama. Lo ce l'avevo io per il soft tire, però. Che qua non c'è più niente. Sopra avete controllato bene? Per metterti le munizioni. Caricatori, eccetera. La borraccia. La borraccia la mettevo nel culo. Beh. La cintura. Sardine. Vedete, ho risolto un problema, ero full, E adesso posso portare più roba. E hanno fatto un trasloco da panico. Da casa. C'è un cazzo. Poi andiamo avanti. Sì, aspetta, te l'ho già detto, dobbiamo fare un attimo rifornimento e poi andiamo. E facciamo la Novi Sobor, Esteri Sobor. Che ho trovato la fontana, ragazzi. Quando stai? Dietro quella casa in cui ero entrato. Accanto al fienile. C'è una casa, uscite dall'altra parte. Esatto, proprio quella. Mi vedi? Infatti ero pure assetato. Andavamo di botte. Ah, che bello. Poi mi tocca respawn a chissà dove senza niente, capito? No, è detto non muore. Andiamo. È bello il cappello da cowboy, mi piace. Perché andate di là? Perché qui da dove dobbiamo andare? No, è perché ho visto Giulio andare da un'altra parte. Quindi lo sai che sulla sinistra c'è Sobor. Appena arriviamo a Novi Sobor, aspettate. Tipo dobbiamo tenere. Aspetta, ma questa città non è vicino Electro là? No, ma figurati. Infatti mi sembrava strano. Vedi il mare. Siamo anni luce da lei. Sì, è vero, perché siamo andati entro terra, no? Se non sbaglio. Non è l'entro terra. Allora. Ricordate che noi dobbiamo andare a sinistra. Perché dobbiamo andare a Steri Sobor e a Cabanino. Per poi andare all'aeroporto grande. Ok. La maggior parte dei video che ho visto su DayZ dove c'erano le sparatorie erano proprio all'aeroporto, lo sai? Ma se non se troviamo il veicolo puoi farci un pezzettino di video per farlo vedere. Certo, quello sì. Sì, lo troviamo. Poi lo lasciamo lì perché ovviamente siamo in tre. Al massimo gli buchiamo le ruote per non farlo partire per gli altri. Vabbè. Vandalismo. Sì, vandalismo sì. Uno zombie, guarda. Sta in posizione di cagata, guarda.
Ah, lo vedo, lo vedo. Date fuori le accette. E i picconi. Macchia, hai rotto i coglioni dei tuoi stiramenti muscolari. Entriamo nelle case o no? Come volete voi, a me. C'è un macete? Se riuscite qualcuno, prende il macete e serve anche come, scusa? Gli animali. Mi fermo a questa città. Ok, esploriamola, ce la fai ad esplorarla pochettino? È meglio il macete o il piccone? Non lo so, lo sai. Il piccone. Arriva lo zombie, ragazzi. Uscite di casa. Ho tagliato il video, vero? No. Ecco. Questo qua è macchia e bastardo. Uccidi lo zombie prima che entra in casa. Ci sto io. È libero bestia. Ho preso sia il macete che il piccone. Ragazzi, l'avete ammazzato? Sì, è morto, sì. Morto. Okay. Comunque il macete mi sembra che serve anche per scuogliare le persone. Le persone. E per poi mangiarle. I cereali, mica, avete lasciati qua? Vabbè, prendili, prendili. Lo so, l'hai detto già, però non ho spazio, capisci? Non ho spazio. Quindi. Qui ci sono dei stivali, e mi sa che sono pure nuovi. Vediamo. Oh. Sì, sono nuovi. Che voglio. Può prendere. Voilà. Dove siete? Dietro c'è il garage, sto esplorando. Ho trovato dei guanti, se non li avete. Io non ho messo. Qui stanno i guanti. Perché e ci stanno pure dei stivali grossi, qua a terra, vicino alla macchina. Sono un po' danneggiati, però sempre meglio di niente. Io vado al granaio. Va bene. Una bella birra. Li hai trovati? I guanti? Guanti. Qua ci stanno i stivali, li hai presi, ok. E qua invece i guanti, guarda. Qua a terra. Una volta trovai un fucile dentro un furgone, lo sapete? Tipo ieri. Ho trovato un fucile. Raggiungetemi qua quando potete. Sì, credo che sia questo il fienile, no? Sulla sinistra. C'è la stazione di polizia. Che ne dite? Sì, da lottare. Dove l'hai visto? Mo te la faccio vedere, aspetta. È là vicino. La riconosci perché è una struttura normale, no? Però poi in cima c'è una specie di cupola. Guarda, ti faccio vedere, vieni. Ecco, vi vedo. Oh. Aspetta. Cristo. Fermi, faccio io. Se no ci ammazziamo a vicenda. Andiamo. Oddio, mi sembrava di aver visto la stazione di polizia. A quanto pare mi sono sbagliato. Era la chiesa. Non sbaglio. Aspettate. Venite qui. Vediamo se c'è il veicolo. Ma più che altro io entrerei dentro la chiesa anche per vedere cosa c'è. Zombie, ragazzi, zombie. Non ho capito dove, però ecco, sta arrivando. Qua. Dietro. Morto. Al cancello. Faccio io? Vai. Dai, camion sono cioccati. Vabbè. Chiamali scemi. E hai trovato armi? Qualcosa? Sto esplorando un po' all'interno di questi edifici e di solito trovi sempre qualcosa. Comunque, ragazzi, il nostro obiettivo è raggiungere l'aeroporto. Perché all'aeroporto praticamente trovi le armi, dice Alexander. Poi se non le troviamo lo spariamo tutti. Qui c'è un medikit, ragazzi. Troverai per forza uno. Un medikit lo dobbiamo prendere, eh? Ci serve. Ecco, tipo il camion che volevo che mettessero era questo qui. Era.
con quello che hanno messo adesso, perché veramente a me non piace. Ma dove sei, Alexander? Fondo in fondo. Ecco, così. Questo qui era il camion questo qui era il camion che volevo. Quello che hanno messo non è che sia molto figo, invece questo qua è cioè oltre. Oh, questa la piglio io. Un altro di quei cosi che sì, bella. Vedete, perché praticamente nel camion che hanno introdotto gli manca questo, gli manca il culo dietro. Vedete, qui ci possono salire le persone. Mentre questo, praticamente a quello lì gli manca il culo, che lo introdurranno più avanti, hanno detto. E può tenere solo due persone davanti. Beh. E invece questo qui ne può tenere tipo tre. Sì, perché ci sale dietro la gente. Ci sale dietro. Bravo. Comunque, avviciniamoci ai camioncini ogni tanto, perché ho visto che si trova un po' di roba. Chi vuole un medikit, ragazzi? Medikit dentro c'è di tutto, bende, disinfettante. Del pianoforte. Ah, non lo so. Sì, è la casa del pianoforte. Di solito qua si trovano delle armi. Sì, la chiama così perché c'è il pianoforte. Ma perché viene proprio chiamato Shield. Certo, si trova il Mosin. Qualche fucile. Oh, sono salito. Quindi niente, non ho trovato niente. Sono dei ceri del riso qua. Sì, anche giù c'è del riso, però. E non è quello che cercavo. Lì c'è qualcosa per aggiustare le scarpe là sotto, eh. Hai presente quel coso per. Dai, andiamo. Potremmo anche riprendere da Massimo esplorare. Eh no, perché Giulia ha detto che deve andare. Quindi questa era l'ultima città. Oh, l'unica cosa che dicevo io è di finire magari di esplorarla e basta. Quindi il medikit non lo volete, a quanto pare, giusto? No, no, ma tienilo poi. No, io non l'ho preso, io già ce n'avevo uno dall'inizio del viaggio. Okay. Però dico, se volete ce n'è un altro da prendere, vi ci porto io. Sì? Vai, vedere. Ok, di qua, venite. E poi entriamo in chiesa. Poi magari slogghiamo là. No, meglio sloggare lì. Perché? Le frasche. Esatto. Anche una loro. Tu dici che così quando loghi non rischi, no? Sì, ma oltre perché, cioè, quando entri dentro può darsi che poi tipo uno zombie entra dentro e ti uccide. Ok. Eccolo il medikit. Prima di prenderlo controllate cosa c'è dentro, tipo si può fare, ispeziona tipo l'interno, c'è scritto. L'avete preso, no? L'avete preso. Io non ne ho bisogno. La chiesa è aperta. Servirebbe tanto un fucile, tipo un Mosin o qualcosa simile. Zombie. Ho sentito uno zombie, Sì, sì, sta arrivando. C'è la Bibbia? C'è la Bibbia. Bibble. E c'è anche la mappa, se non sbaglio. Vabbè, prenditi la Bibble. La Bibble. Qui, guarda. C'è scritto proprio Bibble. Bibble. Ah, aspetta, ma ci puoi fare le bende? What the fuck? Faccio io che c'ho la ceta. Fatto. Ok, buono. R. Black. Prendi il Nuovo Testamento. Ma va, ma lascia. A parte gli scherzi, dov'è che dobbiamo andare per l'aeroporto? Così almeno slogghiamo nella direzione giusta. Ma venite, davanti alla chiesa. Ok, arriviamo. Eccovi. Allora. Dove siamo arrivati noi? Bella domanda. Da lì, credo, guarda, da qua siamo arrivati, mi sa. Da qua. Da qui. Non vorrei dire una cazzata, ma credo proprio di sì. Arrivati, sì. Allora dobbiamo andare a sinistra. Per andare a Sterisobor. Sterisobor è subito qui davanti. E c'è un cartello, qualcosa per essere sicuri? Perché sennò rischiamo guarda, e basta. La vedi, è già là. La vedi. Vediamo.
È in fondo, vedi le casette? Sì, le vedo. Ecco, la palla di Starisho. Ho capito. Troviamo un posto dove sloggare, allora. Così domani continuiamo l'avventura. Sì, è Starisho. Sì, sì. Allora, ci appostiamo qua da qualche parte, tipo là in fondo, che sarebbe il luogo migliore, secondo me. Tipo qua, guarda, dove c'è il muretto? No, no, là in fondo, guarda. Dove? Dove ci sono i pini. Addirittura. Il sole sta per... Comunque no, non lagga tanto in questo server, è giocabile. Sì, sì, no, va bene, va bene. Quello di ieri era peggio. Cioè, no, più che altro non mi ha mai dato in questo server da quando ci siamo, non mi ha mai dato problemi tipo per prendere la roba che non me la prende, eccetera. Anzi, tutto veloce. Quindi... Ah, sapete, qui possiamo pescare. Sì, lo so, però non abbiamo niente per pescare. Ma arrivati. Ok. Sempre i pini. Ce l'ha proprio la fissa con i pini questo. Qui. Oh, ecco, possiamo sloggare. Ok. Tutti voi. Salutiamo. Ciao ragazzi, ci vediamo domani col prossimo episodio, col secondo episodio. Ciao ciao. Bye bye. Ciao.